Ora sì. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Bene, per queste mozioni abbiamo terminato. Comunico che con lettera pervenuta in data odierna il Presidente del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle Federico D'Incà ha reso noto che a far data dal 9 dicembre 2015 il deputato Davide Crippa, in sostituzione del deputato Girgis Giorgio Soria, assumerà l'incarico di vicepresidente vicario del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle, nonché la funzione di portavoce del gruppo, secondo quanto previsto dal relativo statuto, ferma restando la titolarità in capo al deputato D'Incà della carica di presidente del gruppo stesso. Con la medesima lettera, il presidente del gruppo ha altresì comunicato che a far data dal 9 dicembre 2015 il deputato Michele Dell'Orco assumerà l'incarico di vicepresidente in sostituzione del deputato Davide Crippa. Chiesto di intervenire l'onorevole Boccuzzi. Grazie Presidente. C'è in Italia un magistrato diventato l'emblema dei diritti da restituire a chi se l'è visti portare via. Cominciò dai lavoratori oggetto di discriminazione per le loro idee politiche o per la loro militanza sindacale, arrivando a uomini e donne costretti a rischiare la salute e la vita per mantenere un impiego, per crescere i figli, per una vita dignitosa. Pubblica accusa e difensore delle parti più deboli. Tanti procedimenti nel corso della sua missione, fino ai due grandi procedimenti ancora in discussione nelle aule di giustizia, quello per il rogo alla Thyssen e quello per le migliaia di vittime dell'Eternit. Il procuratore Guariniello ha tentato in questi anni di invertire un sistema che spesso ha dato ragione ai forti e torto ai deboli. Sentenze storiche che faranno giurisprudenza, calibrando il diritto in strade nuove e spesso inesplorate. A fine anno il dottor Guariniello andrà in pensione insieme a moltissimi altri giudici e pubblici ministeri che con le loro inchieste hanno lasciato il segno. Ha dedicato la sua vita a quel diritto, spesso negato, lavorando e proponendo la creazione di una procura nazionale sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Una solida eredità a cui spero potremo dare seguito traducendo la sua proposta in legge. Un grande, grandissimo contributo che permetterà di cogliere quanto di buono è stato fatto nel corso di questi anni da un pool di magistrati, sempre sotto la lente di ingrandimento, spesso attaccati, ma mai domi e paghi, alla ricerca continua della stella polare chiamata giustizia. Grazie. Onorevole Fitzgerald. Prego. Grazie Presidente. Il 6 dicembre prossimo ricorrono i 108 anni della tragedia di Monongah, in cui a causa di esplosioni nella miniera negli Stati Uniti, in West Virginia, persero la vita 361 persone, di cui 171 italiani. È una tragedia che ci tocca profondamente nel cuore e che fa parte della storia sociale e umana, sia italiana che americana. Dobbiamo avere memoria di questo e conservare i luoghi della memoria affinché siano di insegnamento anche per l'oggi. La storia delle migrazioni italiane nel mondo fa parte del nostro sentire civile e dobbiamo fare in modo venga conservato e custodito anche dalle giovani generazioni. Allora Monongah e le altre tragedie del lavoro italiano nel mondo devono servire a stimolarci a costruire una società più giusta e sostenibile che